Ecco, il Tozai si trova proprio di fronte alla stazione di Lambrate, che è facilmente raggiungibile sia col treno che con la metro. Poi basta fare proprio 5 passi a piedi. Quindi sempre dritto, arrivato in via Pacini 93. Vi aspettiamo in sede. A presto, mi raccomando, venite a trovarci, venite a ritirare le dispense, così poi si parte con il corso. A presto. Okay. Adesso vi facciamo vedere come arrivare al Tozai. Il Tozai basta andare sempre dritto e poi scendere le scale e ci troviamo giù. Vedete qui sulla destra potete trovare il nostro cartello. E poi, sempre giù in basso, sulla sinistra. Sulla sinistra si riconosce la nostra porta dalla etichetta Tozai. Tozai! Luca, cosa stai facendo? Ah, ciao maestro! Allora niente, stiamo un pochettino sistemando tutte le dispense, stiamo preparando gli attestati. In pratica questa settimana terminano tutti i corsi di lingua giapponese, no? Quindi prepariamo gli attestati, decidiamo a quali persone vanno spedite e poi stiamo preparando le dispense per i nuovi corsi che partiranno invece alla seconda settimana di marzo. Quindi sono tutte pronte, quindi le abbiamo appena ritirate, conversazione 1, ecco, poi abbiamo anche conversazione 2, conversazione 3, scrittura 1 e scrittura 2. Ma maestro, su tutte le dispense, no? Ci sono dei simboli, no? Quindi tutte le persone, tutti gli allievi che vengono, notano sempre questi simboli qui, che adesso vi spiegheremo. Ad esempio su conversazione 1 c'è questo simbolo qua, su conversazione 2 lo stesso simbolo con in aggiunta un altro, no? Invece in scrittura sì, abbiamo anche questo qua. Questa è conversazione 3, ci sono ben 3 simboli, no? Li vedete? E poi per chi fa scrittura, anche qui abbiamo altri simboli. E poi proprio oggi è arrivata, guarda maestro, anche la dispensa dei corsi di manga. Ecco, per chi li ha fatti a gennaio, che ha ricevuto solo quella digitale, potete venire a ritirare quella cartacea. Invece per le persone che inizieranno questo sabato con il corso di manga di primo livello, potete già passare a ritirarli. Ecco. Adesso entriamo nei dettagli e vi spieghiamo un po' cosa significano questi simboli qua. Ehi. Ok, bene, allora, partendo dal primo livello, allora questo qui è il pesco, ok? Poi nel secondo livello abbiamo il bambù e il pesco, ok? Insieme, perché è il secondo livello. Nel terzo livello li abbiamo tutti e tre, ok? Quindi pesco, bambù e pino. Ma maestro, io non mi ricordo i nomi giapponesi. Shōchiku bai. Quindi? Shōchiku bai. Matsu, take, ume. Ok. E questi sono simboli che si utilizzano? Per il nuovo anno. Ok, va bene. Perfetto, adesso passiamo invece alla scrittura. Bene, invece adesso passiamo alla scrittura. Anche nella scrittura abbiamo due simboli. Primo livello di scrittura e secondo livello di scrittura. Nel primo livello, questo qui è il simbolo del primo ministro giapponese. Invece nel secondo livello, questo forse lo riconoscete, è il simbolo dell'imperatore giapponese. Che maestro, questo simbolo si può trovare anche? Sul passaporto. Esatto. Facendo questi 5 livelli avrete diritto anche a ricevere la targhetta in metallo del Tozai. Ok, guarda, adesso prendo, a proposito della tessatina in metallo, guardate cosa vi faccio vedere. Questo è il mio personale, ho un caro ricordo di questo attestato in metallo. E poi, se vi iscrivete, riceverete tutti la tessera Tozai di benvenuto, che vi dà delle convenzioni presso alcuni nostri locali convenzionati, e poi la mitica penna Tozai. Eccola qua, scrive benissimo. Luca, c'è una nuova dispensa? Ah, questa colorata, sì, assolutamente. Questa è arrivata proprio oggi, fresca fresca. Questa è la dispensa dei corsi di manga di primo livello. Ecco, vedete? È veramente molto completa.
Se venite a Dozai la potete vedere ancora meglio, ve la faccio vedere. Ok, quindi vi illustra tutti i passaggi del corso di primo livello, quindi l'anatomia, il character design, l'inchiostrazione e così via. Il disegno di copertina è il disegno di uno dei vostri insegnanti, ok? Si chiama Ivan Passamani. Saitama. Saitama. One punch. One punch. Ok. Bene, vi aspettiamo ai nostri corsi, siamo felici. Noi siamo sempre qua, lavoriamo sempre qua e non vediamo l'ora di vederli. Per il momento online, ma presto anche insieme.